TV per chi non vede la TV. Foste accorti, questo è Web Notte, l'applauso scrosciante che sentite è quello che segnala l'inizio della trasmissione. Titoli elettronici per dire che io sono Ernesto Assante, che accanto a me potete vedere niente di meno che Tosca, che vicino a Tosca c'è Gino Castaldo, sì. Che, sì, Gino sì. Castaldo, sì, che sì, accanto a lui abbiamo... c'è Gegè Telesforo. Ti piace e la farfallina? Il padrone di casa. Dimmi se ti piace la farfallina. Ah, sono io. Ah, che insabbia sono io. E che tipo la di farfallina? È la farfallina impaziente, la farfallina impazzita, quella di Lucio Battista. La farfallina. Non so stare se ne sa la farfallina. Dimmi che ti piace, non fare come mi al solito. Mi piace la farfallina, perché lo sai. Lui spessissimo, ma sai perché? Lui spessissimo dice no perché fa lo strunzionismo. lo strunzionismo è una cosa napoletana. Perché così? Ti piace la farfallina? Vuoi vedere il cabò, il cavallino anche? No, dopo, che te lo faccio vedere. Aspetta, dopo per sempre. No, siccome stai parlando della farfallina, passa direttamente all'uccellino, così fai scopa. No, l'uccellino ce l'ho io, quello ce l'ho io. Tu sai che l'uccellino di Assante, lo sentite? Fallo sentire il tuo uccellino, dai. L'uccellino di Assante, perché io trasmetto dalla Foresta Vergine. Ovviamente, certo, vedi? Qua, lo sapete, mi vedete, perché il nostro padrone di casa ha il pollice verde. Ha il pollice verde. Il pollice verde, per basso. Avete capito che noi siamo in compagnia di due grandi intellettuali come Gino Castaldo e Ernesto Assante, che sono praticamente la cultura musicale italiana. Però sono capitati in una casa dove in più stasera non ci vedrà nessuno, quindi siamo veramente liberi di dire quello che ci piace e pare. Anche non ci vedrà nessuno, dovete sapere, perché non ci vedono nemmeno Gino e Gegè, perché come vedete hanno in mano... Stiamo vedendo un cartone animato. Stiamo seguendo un cartone animato. Sì, certo, perché ci interessava, perché sai, dobbiamo... Ecco. Allora, vi faccio vedere, scusate, che l'ultima volta che Castaldo seguiva in diretta il cartone animato, quando... credo Holly e Benji erano, segnò, Castaldo prese questa curiosa espressione, la vedi? Adesso sì, bene, perché vorrei che il pubblico che vergogna, capisse l'intellettuale Castaldo. Non mostrare le nostre vergogne, per favore. Comunque, Holly e Benji state vedendo. Allora, in che consiste la serata? Ditecelo, perché noi non lo sappiamo. Guarda, noi, come al solito, improvvisiamo, quindi siamo qui a disposizione di Assante e Castaldo, Castaldo e Assante, per comandateci e noi facciamo quello che volete. Sono contento innanzitutto perché vedo che c'è tuo fratello. Oh, ma guarda, avete un gemello e non ce l'avevi detto. Quando ero veglione. Allora, anche noi andiamo in maniera piuttosto improvvisata. Sappiamo che faremo della grande musica con voi. Per vostra fortuna, Assante e Castaldo non cantano e non suonano, quindi il problema mi sembra risolto. Ma abbiamo qua, come dire, la band di Gegè Telesforo che è alle nostre spalle e che presenteremo tra breve. Ma vorresti darci un piccolo assaggio di quello che potremmo andare ad ascoltare? Non so se tu vuoi scaldare l'ugola. Io non so se voglio scaldare l'ugola, io, ma la visita guidata che mi avete promesso di fare, la visita guidata della casa, non la possiamo fare? Non lo so, vediamo, la vogliamo fare? No, magari, facciamola subito. Allora facciamo subito la visita guidata, perché così io parto e arrivo poi all'orchestra, dove noi cercheremo di strapazzare la musica, così come sappiamo fare da anni. Fantastico. Allora, la visita guidata comincia da, se volete, questo è lo studio di Renzo Arbore Channel, guidato da Dennis Gianiberti. Bravo Dennis! Questo, cominciamo da un angolo dove c'è Route 66 e naturalmente Totò, preso da un programma che facemmo con Ugo Porcelli, che si chiamava Meno Siamo, Meglio Stiamo. Porcelli è il produttore mio dai tempi di Alto Gradimento, anche prima. Da quando, e poi la visita guidata continua. Ma Gegè, noi tu puoi venire pure là. Sta vedendo la roba, quello vedete. Abbiamo qua una vasta audience stasera. E poi Renzo, abbiamo questo dove l'hai preso? E abbiamo un clarinettista meraviglioso. Dove l'hai preso il clarinetto? Mi pare che a Monte Carlo. È bellissimo, sembra vero. Io ci parlo con lui perché tu sai che la sera. Ciò, va bene. Io... Allora, Gegè presenta la sua orchestra. Ma che meraviglia. Perché è il suo gruppo, il Combo. Allora, lo faccio subito. Vado a introdurvi, madame, messieurs, ladies and gentlemen, signore e signori, on guitar il maestro Fabio Zeppetella. Eccolo qui, tutto Fabio il suo Zeppetella. Splendore.
arrivo male a Zeppetella, a Damurie Cardarella. E non c'è dubbio. L'ospedale di... Non c'è dubbio. È una vecchia storia napoletana. Anch'io, tasti neri, tasti bianchi, lui li suona tutti quanti. Al pianoforte Domenico Santi. Ti è piaciuta questa? Sì. Vecchio stile. Alle contrabbasse un uomo, se così possiamo definirlo, lo sai? Fratello. Fratello Joseph Bassi alle contrabbasse. Alle contrabbasse. E alla batteria, per la prima volta sul Renzo Arbore Channel, il batterista balsamico Roberto Pistolese. Che li rende tutti stesi. Grazie tanto. Le rime mi perfetto. Vengono così, sono... Io non so, che cosa vogliamo fare? Inizio io? Sì, inizia tu, dai, scalda... Scaldiamo l'atmosfera. Scalda l'atmosfera. Una cosa a bebop? Una cosa a bebop, subito bebop, 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 bebop. Va bene. Ah, sai che ha riaperto il Wintons, il Minton's Playhouse a New York? A New York? È diventato un posto straordinario. Guarda, ci mandiamo Domenico Sanna. Mi raccomando, quando parti, vai, perché c'è buona musica, fanno swing. Ma lì è stato il posto dove è stato inventato il bebop con Dizzy Gillespie, Charlie Parker e alcuni altri. Ragazzotti. One, two, one, two, one, two, three, four. Susana.
Lo fate incazzare, Gigi. Allora, io vorrei, però posso, avere, sì, ditemi, posso esprimere un desiderio. È quello che vuoi, ma tu, ci vuoi dire. Già, per carità, ma io vorrei sentire a te che canta. Ah, vabbè, ma mica è vietato. Io con loro, con questo gruppo di straordinari... Fai il crooner. Yes, I've been in Ascona Jazz Festival. Yes. Io sono presidente di un jazz, ma sono andato alla concorrenza Ascona Jazz Festival con loro e abbiamo avuto pure un insolito successo, abbiamo fatto anche il sold out. Perché c'è il sold out? Perché il sold out? Io sono anni che sto spiegando che il sold out non è questo. Abbiamo fatto il sold out, non si fa più il sold out. Perché dicevi? No, perché il solito successo? Abbiamo avuto successo come riempite le piazze così. Abbiamo fatto un cinghettino ricordando alcuni crooners rurali del passato. Cominciando da Nicola Ghigliano, che è l'ultimo che ci ha abbandonato. Grandissimo Nicola Ghigliano. Italiani, poi ci sono i crooners, alcuni vivi formidabili, da Tony Bennett a Michael Bublé, e quindi vabbè, ma... Ci fai sentire? Vabbè, crooneggia un po' per noi. Eh? Puoi crooneggiare. Vabbè, crooneggio. Con il microfono questo? Vabbè, allora andiamo con, vediamo se mi chiedo le parole, di permettete signorine, in fa, il tempo è unz, 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 a due, ad un, unz, unz, un fa, signorina cappuccina e si roman signorina on the run, she's courageous but good gracious, 90 guys believe that they're number one, siamo stretti tra la folla, come batte il vostro cuore sul mio cuore, c'è la luna sul mare, è un invito a passeggiare, non mi dite di no, pennies from heaven, every time it rains, pennies from heaven, don't you know each cloud contains pennies from heaven, you don't know it thunder 103, you'll feel that your umbrella is upside down, waiting for a package of sunshine and flowers.
If you want the things you love, you must say flowers. But when you hear it thunder, don't run under a tree, and it's from heaven for you and me. But Fidella, go, 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 go. To be you.
Mariani, io non potevo comandare l'orchestra io. Il capo orchestra sei tu, non potevo comandare l'orchestra io, abbiamo fatto il finalone. Voglio infatti raccontare agli amici a casa che quando abbiamo fatto il Festival Jazz ad Ascona, il finale di questo pezzo è durato 20 minuti. E la gente stava così, non capiva se era una gag. O c'era un problema. Sì, sono dovuto rientrare in scena dal camerino e placare Renzo. Adesso infatti ci vuole... vuoi una pillola? No, io ho saputo che in Cina sono successe cose particolari. Sono successe cose. Ah, guarda, in Cina noi abbiamo fatto 5 città cinesi con Gegè e Gegè. Che facciamo? Ci trasferiamo nel... Ci trasferiamo là, possiamo vedere un contributo se vuoi. Se il contributo, sapete che cos'è? Non è una cosa economica, per carità, non è... No, perché è termine delle indicizioni. Un contributo non ci sarebbe stato male. Già si sono preoccupati loro, dice, dobbiamo dare qualcosa di soldi. Loro vogliono ricevere il contributo. Appunto, che c'è? E allora il contributo significa che è un filmatino che è della Sicilia, che ha trovato Dennis. No, è della Cina. Ah, della Cina, della Cina. Ah, vabbè, comunque Cina. Se ne terra uno della Sicilia, no, vabbè. Di terra Cina. Terra Cina. L'ombrellino. Oh. Allora non fare che parti prima di me, cioè a 3, 2, 1 via si parte insieme. Chi prima arriva, per chi l'età. Arriva, chi arriva dopo paga la sua. 2 metri voglio di vantaggio, per l'età, giusto per l'età, per no. Dare differenza. No, Lenzo, non si può fare. Ma guarda, che arrivi comunque prima tu, dammi 2 metri. Non lo so. 2 metri così, guarda. E parto da qui. Poi c'ho lo zainetto. Sempre devi imbrogliare. Ma c'ho lo zainetto. Vabbè, allora, chi dà il via? Chi è che dà il via? Oh. 392 metri. Qui a San Giovanni Rotondo sono molti. Facciamo lo sconto. Non è pronto? Che? Mi sono scordato gli ombrellini che avevo comprato giù. Ma le vai a pigliare per favore? Che ti è? Perché tietie in Cina significa grazie. E allora lui ha approfittato dopo, quando io ho detto che dove come si prendere. Dice grazie? Grazie tietie. No. E lui ha fatto tietie col gesto. Abbiamo portato una signorina a casa tua. È una mia vecchia conoscenza, perché l'ho battezzata artisticamente io. Si quando chiamava Tiziana Donati, esatto. In un programma con Lino Banfi. C'era naturalmente l'orchestra, il gruppo si chiamava I Campagnoli Belli, al pianoforte c'era un certo stress, si chiamava Sergio Camariere. Sergio, detto stress. E facevamo Lino Banfi, facevamo le canzoncine di Sanremo, quelle che non potevano cantare i cantanti sanremesi perché non c'erano più, eccetera. Certo, e che quindi... una volta dovresti fare un elenco completo dei nomi delle band che hai creato, perché uno dietro l'altro, secondo me... Cominciando dalle Ferrovie del Sud, che South Railway Travelers Original Dixie Jazz Band, è stata la prima, delle Ferrovie del Sud, perché avevamo il trombettista a Napoli, il coso a Roma... Per cui si girava col treno. Ci radunavamo e facevamo dei concerti così. Però, voglio dire, erano tanti. E questa si chiamava I Campagnoli Belli, era un'orchestrina, e...
Tiziana cantò una canzone bellissima di Roberto Muro che si chiamava Sempre con te. Adesso io non so se a Tosca posso chiedere di fare lo chiediamo prima certo. Di fare la sua meravigliosa canzone tratta dal suo ultimo album. È vero, aspetta che vengo da te. Allora, guarda, ci sono già io e tanto. Adesso non si ricorda che là, il mio battesimo è stato leggermente prima, una sera, che ha fatto esattamente, sai come si fa? La ballerina si è rotta la gamba, è entrata! Sì, certo. Perché c'era, eravamo a Doc, e c'era Tanita Tikaram, che sì, non lo so perché, si era arrabbiata e se n'è andata, e si è creato un buco. E chi canta, chi non canta? Renzo ha fatto così, Renzo e Ugo Porcelli hanno fatto così, prego, e io cantai Think di Aretha Franklin, male. Morta, un esordio, niente male. Sono arrivata a casa che mi ricordo che proprio niente, ero 20 kg di meno, quello è stato. La canzoncina di Mugolo era molto tenera e carina, Sempre con te, ti ricordi, sì. La sa il tuo chitarrista? Sì, ci proviamo, dai. Ci proviate? È tenera, con le parole tenere dell'epoca, ma... Era una delle poche composizioni in italiano di sì, Roberto totalmente Muro, in italiano. Credo presentata poi a Sanremo, anzi era sì, presentata in sì, una delle edizioni del Festival di Sanremo. Sì, sì, sì. E puntualmente non vinse perché vogliamo, no, cioè, ti sembra mai possibile. Proviamo? Sì. Brilla il sole più fulgido in cielo se tu sei vicino. Com'è triste la notte per me quando tu sei lontano. E il tuo sguardo di fiamma d'amore che brucia le vene, sono pazza di te, vivo solo per te, fammi sognare nei tuoi baci più ardenti, sempre con te, ogni giorno, ogni istante. Vivo solo per dirti che t'amo, per darti mio amor con tutto il cuore. Dolce tesoro, dimmi anche tu che ti senti felice quando così dolcemente mi parli. Dimmi ancora le parole più belle per tutta la vita, tutta la vita, solamente con te. Tiziana, ma mi dici una cosa? Il mio amore Renzo. Mi dici una cosa, ma quando canti, che senti? Perché per uno normale che non canta è difficile da capire. Un che ti prende? Roba, che ti perdi un po', eh? O no? Sì, quando io entro in una canzone rivivo tante cose. Adesso mentre la cantavo, io mi sono ricordata tutte le cose che, che facevamo lì al Caso Sanremo e tutte le... Posso dire una cosa di Tiziana? Devi. Che lei ha capito una cosa fondamentale per cantare bene, che bisogna cantare col cuore. E che bisogna privilegiare l'espressione. C'è una canzone napoletana che si chiama La canzone Chiarastella, che cantava Roberto Muro, il nostro amico. Dice: ogni emotiva tenu ritornella che come fosse o pierna ogni canzone, che come fosse il perno di ogni canzone, che tante più azzeccuse e belle quando più contene espressione. Perché è quello vero, è così. È vero, è l'espressione, lo so. Ha fatto un album lei meraviglioso. Ha fatto un album molto, molto bello. E lei ha inciso in questo album
ha inciso una canzone che mi è particolarmente cara, perché è una canzone straordinaria, con una tessitura bellissima, semplice, che si chiama Catarì, però tutti la chiamano Marzo. È una canzone di Salvatore Di Giacomo e di un autore che non è napoletano, è tarantino, e si chiama Mario Costa, che ha scritto tutti i capolavori di Salvatore Di Giacomo. Mario Costa, tarantino, ha scritto Palomme Notte, Era de Maggio e altri capolavori assoluti. E Marzo, ce la canti? Certo. Marzo fa... Però tu, citare. Però tu la recidi prima, dai. No, non è che la recito, ma la ricordo e la voglio dire, perché così poi quando la canti tu capiscono bene le parole. Marzo, no poco chiove e nato poco stracqua. Torna a chiovere, schiova, rido o solo con l'acqua. Mono cielo celeste, mon aria cupa e nera. Mono no tiempo e tempesta, mon aria primavera. Marzo, no poco chiove e nato poco stracqua. Nauciel, freddo e illuso, aspetta che esce il sole. Un goppo terreno infuso, sospira e viola. Catarì, che vuoi più? Ndienne, ma cuore mio. Marzo, tu sai, sì tu, e sta uccello son io. Marzo, tu sai. Ah, sì, bellissimo. E sta uccello son io. Tanta Tosca che la dice molto meglio di me. Posso presentare Giovanna Famolari al violoncello. Oh, brava Giovanna, ti ho visto fin da tanto. E Massimo di violoncello. Prego. Chiove, è nato poco stracqua. Torna a chiovere, schiove, rire o sole con l'acqua. Mo non si era celeste, mo un'aria cupa e nera. È nato poco stracqua. Aspetta che esce il sole. Coppa terreno infuso, sospira una viola. E sta uccello son io. Marzo tu sai si tu. E sta uccello son io. Non male, niente male, niente male.
Chiaramente siamo a casa di Renzo, quindi non puoi andare via. No, di conseguenza, ma magari dopo ci facciamo un altro pezzo insieme. Ma con piacere. Dici? Renzo, io sono preoccupato di Gino e di Gegé, perché stanno là con sta partita della Roma. Guarda, Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? C'è bisogno di qualcosa che ci tiri un po' su. Ma dimmi come va, voglio, almeno per capire come... Lasciamo perdere. Allora, distrutto. Aiuta. Possiamo, ti è piaciuto Marzo, bellissima, eh? Ma lei fa no, perché hai capito, il jazz, però c'è anche la canzone. Io credo che lei sia sul serio una delle voci più belle del nostro paese, lo penso da sempre. Ah, è vero. È la violoncellista più bella del nostro paese. I complimenti li facevo dopo. Tra l'altro sai che lo abbiamo prodotto noi, due femmine, abbiamo prodotto questo disco. Ma infatti disco. Si sente, perché il disco è venuto benissimo. Hai visto? È bello, suona bene, è ispirato. Dici che gli uomini non sono così bravi. E io anche un piccolo aneddoto, perché quando tornai dagli Stati Uniti dopo aver lavorato con la Gorgè di Ben Sidran e misi sulla band per fare i concerti e promuovere l'album, chiamai due giovani cantanti a fare i cori alla band, e le due giovanissime cantanti erano Tosca e un'altra ragazzina che si chiama Giorgia. Ui. E credo di aver portato in qualche modo bene a due voci bellissime, le più belle del nostro paese. Mi ricordo Roberto Gatto che scomponeva sotto e io ero morta. Ti credo che scomponeva Roberto Gatto con due belle ragazze che cantavano così. Roberto non poteva che scomporre. Che facciamo? Vogliamo raccontare una barzellettina? No, che barzelletta, mi fate raccontare barzellette. Mi dicono che lui sia un grande raccontatore di barzellette. Non è vero, noi siamo dei grandissimi raccontatori di puttanate. Possiamo andare a ruota libera. Abbiamo fatto tournée di giorni raccontandoci solo stupidaggini. Ma si può andare anche a tema, volendo. Cioè uno sì, anche tema, a tema. E soprattutto sugli inneschi sulla pugliesità. Allora, no, voleva sapere. Ah, in pugliese, vedi? Quando parliamo pugliese, ritroviamo le radici. Si accende completamente. Sì, appunto. Gli torna il sorriso quando parla, ritorna alle origini. Perché sento il sapore e l'odore dei lambacioni. I lambacioni, tu sai che sono un odore straordinario. Sia in entrata che in uscita. Adesso non voglio approfondire. Perché sto parlando ai pugliesi, i baresi lo sanno che significa in uscita. Io non mi metto di spalle perché si capisce. Posso anticipare un'iniziativa mediatica forte? Perché oggi lui torna in televisione, siamo felici, tutti felici di rivederlo in televisione, ma perché si sta scaldando con Renzo Arbore. Scalda i motori. Sta scaldando i motori perché la prossima grande iniziativa, e io sarò al suo fianco, sarà Telepuglia International. Ah, finalmente. Un canale dedicato completamente alla nostra regione. Tu sai che noi abbiamo un rapporto con la Puglia strettissimo, io e Castaldo. Viviamo là. Viviamo a Bari praticamente da tempo. Ho inventato alcune cose, io sono segretario generale della Federlamp, Federazione a difesa del Lampacione. Del Lampacione. E poi della Federlamp, amministratore della società della difesa del fungo Cardoncello. Questo anche Castaldo è interessato. Che noi preferiamo il Cardoncello al porcino, il fungo Cardoncello. Saluto tutti i miei amici di Altamura che stanno certamente ascoltando. E allora li devi salutare come ti ha fatto tua madre. Abbiamo fatto La focaccia blu, un film di grande successo con Lino Banfi, perfino Nichi Vendola e tutti gli altri attori. E poi che altro volevo dire? Altre associazioni pugliesi. L'associazione pugliese, siamo tutti una catena. La domenica io e Gegè ci telefoniamo perché parliamo in pugliese prima di mangiarci i troccoli che sono i nostri... Tutte le domeniche. Però noi potremmo adesso, siccome loro stanno, vogliono sapere che facciamo. Qualcosa per tirarci un po' su all'umore a me e Gegè. Allora, vogliamo fare Dino? Che tu una variazione su Dino. Sì, facciamo Dino. È una canzone di Dino, jazz. È una canzone che lui ha dedicato a un grande italiano nel mondo. Ma io non lo conosco questo Dino. Vorrei spiegare chi è questo Dino. Dino De Laurentiis. Ah! Lo zio di Aurelio De Laurentiis, il proprietario del Napoli. Dino è stato personaggio straordinario che ha avuto la fortuna di incontrare. Era un grande scopritore di talenti, ha scoperto anche la vena comica di Gassman, di tutti, eccetera. Un napoletano entrato
intraprendente che ha fatto una grande fortuna negli Stati Uniti. Io ho avuto modo di conoscerlo a Londra e mi sono innamorato di lui perché era un personaggio veramente straordinario, di quelli che portano in Italia, ha fatto dei capolavori, Grande Guerra, cose eccetera, grandi film, ha prodotto grandi film. E io, quando prima del suo compleanno, gli ho dedicato una canzone che a lui piaceva moltissimo, sono andato a cantare perfino a Los Angeles, Dino De Laurentiis. E il GG sa benissimo di che si tratta, il giro armonico sì, è quello. Allora, questo lo prendi tu, io prendo l'altro. Maestro Zeffedella, sul balcone, che succede in questa casa sul balcone? Secondo me sì. Chitarrella, mo ci metto. Allora, intanto sta questo. Benvenuto. Intanto stacchiamo il tempo, ma lento. Lento. Unz, e così è già troppo veloce. Ti è sicuro che così è veloce? Cioè, allora più lento. Ti piace così? Bello. Bravo. Giro armonico quello là. Standard. Quello di FIBA. Sì, bravo. Tacco io? Se vuoi sì. Voi mi fate uno stop chorus. O cinema e finzione, già si sa come no. O cinema e illusione, questo dice chi lo fa. Ma ci sta chi non finge né si illude il cinema. Una maniera nata sempre sa fa fruttare. Si chiama Dino. Dino. Dino De Laurentiis. Dino. Dino. E mostra a Los Angeles. Dino. E ne si chiude all'Italia. E molto perdo l'occasione ma scoprì. Maestro. Film, non successo, studina che da fa, o cinema americana, il salambria cade già, con Redford e De Niro posa parlano con tu, e se scordate noi, e non ci pensi più, si chiama Dino, Dino De Laurentiis, Dino, e mostra Los Angeles. Se ne si chiude all'Italia è morto per l'occasione ma scoprì. Never know how much I love you. Never know how much I care. Yeah. Love to put your arms around me. Sentivo papà detto ti bene, tu ti bene, po' pur Dino. Dino De Laurentiis. Dino. Tu che stai a Los Angeles. Dino. Basta che tu chiama mattina presto e vengo in all'America e tu pulizzi pure cesso. Dai. Dino. Dino De Laurentiis. Dino. Dino. Tu che stai a Los Angeles. Dino. Maestro Sanna? Vai. Paolo. Come back no more, no more, no more, no more.
come back no more. Won't you come back no more? I won't come back no more. I won't come back. I won't come back no more. I won't come back no more. I won't come back no more. Anche questo pezzo non ha finale. Senti, potevo suggerire con che cantare Gino. Beh, una almeno, Gino. Vabbè, facciamola tutta. Gino. Si chiama Gino. Alright, alright. Si chiama Gino. Alright, alright. Si chiama Gino. Perché ieri era il compleanno di Castaldo. Allora di nuovo. Si chiama Gino. Gli ho portato un regalo, vero? Oh, eh? Nel senso, a lui ho comprato, no, io a lui. Ah, ho comprato il regalo per il compleanno di Castaldo, non gliel'ho dato ieri per avere occasione di farlo bene in pubblico. E questo è già il pacchetto. Guarda un po', no, so, certo, la serata. Guarda, io non so cos'è, ma ci ha tenuto a dire che ha speso un sacco di soldi. E che la serata non è proprio adatta. Però vediamo un po'. Ah, una cosa di consolazione. No, penso che almeno non molto bene. Allora, apriamo il pacco, via. Questo compleanno di Castaldo e la maglietta della Roma fino qua. Aspetta. Fino qua ci siamo, la vedi, ma è questa. Bello, ci vuole, eh? Grazie. Cos'è che sta facendo la Roma? Lasciamo perdere, lasciamo stare. Senti, posso dire che ci hanno scritto ancora altre persone? Ti leggo questa, Renzo, perché è bella, grande arbore. Cosa darei per essere lì? Sei un analgesico per tutti i dolori. Analgesico. Esatto. Maurizio ha scritto che sei un analgesico. Però ancora, vediamo un attimo, perché ne sono arrivate tante. Ma perché Gegè si invecchia e Renzo no? perché mi tucco. Io. Questo non è male. Poi Marta dice, ciao Gegè, da Foggia ti seguiamo stasera e... tradiamo Made in Sud, vedi, ecco qua, quindi vedi che qualcuno guarda noi al posto degli altri programmi. Andrea Davolio, saluti da Carpi, ricordiamo Engelgualdi. Ciao da Andrea, più famiglia. Grande clarinettista, abbiamo fatto delle cose con lui. Fra un po', perché adesso è ancora presto, fra un po' lui lo sfodera il clarinetto. E ti faccio dare... Non dico queste cose così. Sfodera, ha detto sfodera, non si dice sfodera. Ha detto sfodera, non devi dire estrai il clarinetto, sfodera il clarinetto. Non l'hai mai detto estrai. Caccia il clarinetto da fuori, non lo puoi sfodera, dirlo, lo perché qualcuno può pensare che ci sia un doppio senso. Lo sguinzaglia sguinzaglia il clarinetto. Peggio. Sguaina. Sguaina il clarinetto. Vabbè. Posso suggerire Edge. Estirpa il clarinetto. Vabbè. Mi interessa il libro che avete voi e Renzo, ci ripetete il titolo, si chiama Un secolo di canzoni. Ma questo è un libro vecchio, molto molto bello, perché dentro contiene tutti i fogli volanti, certo, che erano i fogli con cui si distribuivano i testi delle canzoni prima ancora che gli spartiti. Addirittura è fatto con i fogli di papiro, quindi è proprio antico. Ci sono alcune canzoni dell'antico Egitto. Non male. Piramide, piramidone, tutte cose così. Analgesico, perché è analgesico. Sì, non ci dovete chiedere, perché noi diciamo a schiove, come nella canzone di Tosca. Senti, però un altro
altro filmato ce l'abbiamo da farti vedere, sì, che è una cosa che tu ami molto e che amiamo molto anche noi, che è un pezzo di Danny Kaye con Louis Armstrong. Ah, quello è un capolavoro assoluto, perché Danny Kaye è un attore, non mi ricordo bene di dove era, è un attore del nord Europa, poi ha fatto dei capolavori, un comico straordinario, straordinario. È musicalissimo e suona con Armstrong, canta con Armstrong, ma praticamente suona con la voce come se fosse un clarinetto. E Armstrong, perfino Armstrong, che è il re dello swing, diciamo la verità, perché insomma, si eccita. Tanto è bravo Danny Kaye, che è dimenticato e invece non dovrebbe, comunque lo potete vedere su Lorenzo Abbo che c'ha nel punto TV Danny Kaye. Allora Dennis, Luciano, fateci vedere questo Danny Kaye che ci vuole. When the saints go marching in, go marching in. When the saints go marching in, ooh, yeah. I wanna be, ooh, yeah. In that number. When the saints go marching in, and when the saints, oh, when the saints go marching in, go marching in. Who's gonna play on the day when the saints go marching in? Well, the way I'll explain that now, the mostest and the greatest, from the oldest to the latest, gonna play in the band in the great grandstand when the saints go marching in. Louis, what about Brahms? He laid no bomb. And Chopin? Solid man. And Bop, that great old master. Yeah, that great old master was a gasser. Yes, but Mozart the most with all he had. With the symphonies and operas and all that jazz. When the do you dig Rachmaninoff? On and off. Rimsky? Of course, of course. Ravel and Gustav Mahler. Yeah, but don't forget Fats Waller. I wouldn't do that. List that twist that you can't resist. Yeah, yeah, put list on that list. When the saints go marching in. Here we go, man. When the saints, oh, when the go marching in. This cat digging me. When the saints go marching in. Face and all. I want to be in that number. Oh, when the saints go Sanson, Sanson, Sifon, and George Bizet, Trey Bizet, Vuitton, Souffé, Massenet, and often Fox. Do you dig him, Jacques? Very often. Well, Frere Jacques, I dig Frere you, Jacques. How about Wagner? Devout. And Haydn? Who? Joseph Haydn. Who? Haydn. We'll let him come out. Paganini. Rossini. Toscanini. Puccini. Pacciaturian. Gozontai. Thank you. And what's his name? Mr. Beatles out. And you know that Tasky Desire. Smoke the lights, come doja, guarda che moonlight. Smoke the lights and vedrai che amo da volto. Dove? Dentro paradise. Viene qua, ecco. E
fama fa. Urgentemente fammi educare sti blue jeans lo till fammi se t'ha già fanno sti blue jeans non se pone spila mannaggia sti blue jeans Simone saccio lo va mannaggia sti blue jeans so sitte come se fa mannaggia sti blue jeans non la viva volta. Non è più chi le lavò e lo so Gege cantro poco tu siete qui te faccio contrappunto come vuoi tu tu pate da tu non lo faccia niente da te sotto pa quei punto tu sei tu tu faccia te da te ci vedo tu pa tu capo ti 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 pa ne pa po leo sei tu Noi potremmo continuare tutta stanotte sempre smorze light e light non si smorzano automaticamente e si legge non bene qua non tosias e non fa un finale per me o finale non ci sta o finale non ci sta o finale non ci sta ma che sapevo jeans e non ce l'ho Jeans, your body, yeah.
certo punto il pezzo cessa. Mi dispiace usare questa parola, però per farla capire ai musicisti di jazz, il pezzo a un certo punto cessa. È cessato. Veramente hanno cessato nel momento sbagliato. Come mai? È perché, ragazzi, quello è non è facile cessare. Bisogna cessare insieme. Per farlo bene bisogna farlo tutti i giorni, alla stessa ora. Sì. Allora impari a cessare. Sì, sì, anche la mattina presto dopo il caffè. Dipende. Vabbè, vabbè. Dove vuoi arrivare? No. Mamma mia, senti, però vi devo far notare una cosa. Questo Antonio Galizia lì, che ha scritto, come si chiama il pezzo? Si chiama Morselline. Cioè, Morselline. Una creazione non male. Antonio Galizia. Però poi c'è una richiesta bellissima. C'è una richiesta bellissima. Bella. Questa è proprio una piccola sfida. Dice Lorenzo, mi piacerebbe poter ascoltare la versione pugliese di When the Sango Merginin, ovvero Zi mangiate gli strascinati che ci vedono. Questa è un po' in battaglia del mio amico Lino Baldo. Sì, si mangiate gli strascinati. Si mangiate gli strascinati. Vabbè, questa è la versione pugliese. Posso suggerire una cosa? Bravo, perché non fai Are You Lonesome Tonight? Che tu la fai molto bene. Ah, io non sono tu. Così noi possiamo ballare normalmente. Volevi ballare con Tosca? No, possiamo ballare con Tosca e la violoncellista. Aspetta, ci sono altre. Io mi vado a sedere. Posso ballare con Renzo, che siamo amici. No, io mi siedo. È un valzer lento. Davanti a voi che siete notoriamente molto belli, voi ballate con le ragazze e io cesso. Allora, Are You Lonesome Tonight è un classico di se lo ricorda, perché è un classico di Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight, un valzer lento in sol. È molto sentimentale. Io l'ho sentita anche nella versione italiana. Poi mi ricordo che in Puglia era diventato un successo anche in Puglia, Are You Lonesome Tonight. Sinceramente non lo so, in che epoca? In che epoca? Negli anni 60-70, quando uscì, ma prima c'era la versione americana, però il cantante pugliese, mi ricordo, si chiamava Tonino il Peticelluso, Peticelluso si chiamava di cognome. Era parente di Andonietta, era parente di Andonietta la Peticelluso, l'insegnante di storia. Io gli ho fatto un'intervista, me lo ricordo, era famoso, era famosissimo, era di Barletta, originale di Barletta. E la canzone però la cantava prima in americano e poi lui si sfogava in cosa. Allora, Are You Lonesome Tonight in sol, tempo molto lento. E sol? Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter sunny day when I kiss you and call you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? If your heart filled with pain, shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? La versione però italiana faceva così. È finita così, senza un vero perché. Ma ogni notte ti sento con me. Perché mi guardi così? E mi chiedo se tu stai parlando con me. Anche tu, come me, resti sveglio e mi pensi con te. La devo dedicare. È imbarazzante. Io. Sono lunghe le ore se tu non sei qui. Non ha senso la vita vissuta così. Se sei solo, anche tu come me, fa che torni
da me. Fai il coro adesso. Perché qui c'era il parlato, il parlato, e questo gli veniva fuori il parlato in pugliese. Ti senti solo stasera? Tutto soccolone, ti senti solo stasera? Ma hai detto scendi a comprare le sigarette e non sei tornato più. Hai fatto come fanno tutti gli uomini e non sei tornato più. E mo? E mo ti senti solo stasera? Adesso sei ricchione, scusa. No. Che cosa dici, scusa? Scusami, guardi così, no, a me, non è questo. Io sto facendo il coro. So, no, e mi ricordo questo cantante pugliese, no, che lo dedicava alla sua donna. Ma quale donna? E siccome non c'è la donna, l'ho dedicata mi a te. Mi guardi negli occhi, mi stai ansimando tutto, in faccia a me. Tu devi fare il coro, allora non devi parlare con me. Proprio in questo la momento. Dedica la devo fare io con la voce, con la voce di Elvis Presley. No, in questo momento i diritti civili, i diritti mi stai civili. Ansimando nell'orecchio a me. E no. Ricchione. E no, che significa? Lo voglio dire a tutti qua. E questo? E non vale. Va bene, ma non significa niente. Fai il coro. Senza offesa però, per carità, no, senza offesa. E perché? Quale senza offesa. Ti senti solo stasera? Solo un modo di dire. Ma ti senti solo stasera? Un po' sì, abbracciami. Sono mangino, con sta mano non ce la faccio. Scusate ragazzi, è così, cioè, è giusto, è così, è così. Vabbè, ma abbiamo detto che non ci vedeva nessuno, perciò lui è ceduto. Fai il finale. Così, senza un vero finale, fa che torni un bel finale. Fallo bene, pensaci bene, capito? Si chiama Stop Chorus, sì. Questo qua è vero, i maestri lo sanno. Lo hanno no, fatto. È vero, perché dici no, sanno? No, non si chiama Stop Chorus, volendo. Mi puoi fare una cadenza d'inganno? La sai qual è la cadenza d'inganno? Sai che torni da me. Da solo devi andare da un'altra cosa. Allora facciamo, lo spieghiamo al pubblico, perché tra le altre cose ci dicono delle stupidaggini, però ogni tanto qualche cosa si pure dire. Allora, la cadenza d'inganno è un finto finale. Si chiama cadenza d'inganno perché sentirete non l'accordo che voi vi aspettate, ma un altro accordo molto suggestivo, che però è un accordo fondamentale per godere del finale di questa canzone. Fa che torni. Che torni da me. Questa è la cadenza di bella. Inizio a scrivere, lancio una sottoscrizione, almeno una serata così ogni settimana. Renzo, capitano di Vascello, squadra immutabile. Squadra che vince non si cambia. Vabbè, carino, sì, ma ci potremmo divertire, facciamolo ancora. Vabbè, facciamolo ancora, perché tanto. Non ha, quando... Devo dire la verità, non c'era scaletta. Quindi non c'era quello che bisognava fare, neanche il fogliettino. Non ce ne è accorto nessuno. Siamo andati proprio a... Quella è la cosa migliore. Senti, allora, ci vorrebbe un gran finale. Credo che siamo... No, sì, direi che ci vorrebbe un gran finale. Gigi, cosa potresti proporci? E vediamo che ci viene. Vai, maestro Sanna, vieni, dai, che ti sei riposato abbastanza. Allora, dai. Ringraziamo tutti quelli che hanno lavorato, che non li vedete qua dietro, ma sono... No, però li possiamo inquadrare. Sì. Arriva. Un applauso. La violoncellista. Venite con noi. Venite. Il chitarrista di Tosca, tutti noi che abbiamo... Facciamo musica, ragazzi. Sono in due. Mi vergogno con un lato. Mi condizionavi. Allora, Gigi, cosa ci proponi per il gran finale di questa splendida trasmissione? Guarda, farò un pezzo e lo dedico a Renzo. A un titolo... Non a Rilonson Tonight, perché no, basta, più ti senti solo stasera. Perché tu che mastichi bene l'inglese ne puoi capire il senso. Chi non conosce l'inglese forse può... Allora, aspetta che adesso io ho indovinato quello che vuole cantare Gigi. Vuole cantare Gigi. Mumbles. No. Oh, arcazzo. E non hai vinto la tazza di Webnotte. No, non gliela possiamo dare. Non gliela possiamo dare. Ti voglio dedicare una canzone che ha un titolo abbastanza significativo. È So Cool. So Cool, è molto bella. So Cool, è molto bella. Ha un ritmo che mi piace moltissimo. Come si chiama quel tempo? Si chiama...
come l'abbiamo chiamato? Franco, mi pare. No, 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 quella scansione, capisci questa parola? La scansione del tempo. Scansione. Come fa, maestro Pistolesi? Adesso te lo stacco, vai. Me lo staccalo. One, staccalo, va. Two, one, two. Together, so feeling good. It's just the way you move your body and play these blues. There's nothing better we can do, my babe. And I'm so cool. Cool is what I am when I'm with you. We're gonna be. Kiss me and love me, babe. Hold me and treat me right, 'cause you are the perfect lover. And I'm the man tonight under the moon above. Ain't cool, baby, when we stay together, just feeling good. If words could fly, my son, we would be 5 miles gone. You didn't did and did miles gone, you pop the pop sweeping the miles gone, you pop the pop so do body treat the day, dim do the doom bana bop to be bono free the day and then sweet day yo, you do do body treat and you pop the day and day so pop the pop and treat them, you pop the pop to the bubble, you pop the do the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, treat that to dead in the world. Sweet day, yo, day, yo. Mama, sweet day, yo. Toto papa, see the treat, the treat, the bonobli, about the pub, shabba, nobody will win it. Oh, treat the twin, yo. Seu papi, panam, so don't turn panam, papi, mono, papa, mono, papu, the dim, 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 la pub, super, papu, the dim, 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 treaty, treaty, though, I'm so cool. Just wait.
Sing a song for you, and I'm so cool. This is the night I sing a song for you. It's your day to day, da da da. I'm so cool. Your papa papa is shaking, da. So cool, so cool, so cool. I'm so cool. Grazie a tutti, grazie a Ernesto Santo e Gino Cassaldo che hanno voluto questa hanno voluto fortissimamente voluto questa manifestazione a casa mia, che ha creato il putiferio. I rinfreschi sono stati già rinfrescati, anche se di nascosto, ma insomma non sapevo che sarebbe venuta tanta gente, e soprattutto tanta gente poi avrebbe manifestato l'entusiasmo per una cosa totalmente improvvisata attraverso il web. Renzo Arbore Channel punto tv insieme con Repubblica.it. E va bene, è una bella iniziativa. Andiamo avanti su questa strada. Per la regia di Denis Gianiberti, Ugo Porcelli, Adriano Fabi, miei collaboratori preziosi, J.J. Telesforo and other persons, all technicians, fatemi dare le ali come se fosse una cosa americana. Thank you very much indeed. Grazie tante. Olè. And I sing a song for you, and I'm so cool. This is the night I sing a song for